Sviluppato da Nomada Studio e pubblicato da Devolver Digital, un publisher praticamente specializzato nello scovare giochi fuori dal comune, Gris è l'ultimo lascito dell'anno che ci siamo lasciati alle spalle. 12 mesi davvero ricchi per gli appassionati di videogiochi che hanno visto alternarsi capolavori quali God of War, Red Dead Redemption 2, Dead Cells e tanti altri. E Gris, per svariate ragioni, meriterebbe un posticino accanto ai tanti nomi altisonanti che hanno caratterizzato il 2018. Scopriamo insieme perché. Gris racconta la storia di una misteriosa ragazza le cui certezze crollano di punto in bianco, lasciandola e lasciandoci persi in un mondo inizialmente cupo e altrettanto misterioso che si colorerà ed evolverà con il proseguo dell'avventura. Ora, descrivere il mondo o in generale l'ambientazione e il background di Gris è piuttosto difficile perché il mistero e l'interpretazione dello stesso giocatore sono alla base dell'esperienza di gioco. Gris è quasi totalmente privo di testi, potete quindi soprassedere sull'assenza della lingua italiana e i controlli sono semplici da apprendere anche grazie all'introduzione progressiva ma dilazionata di nuove abilità. In Gris non si muore, non si corre pericoli, ci si lascia affascinare e sedurre dal connubio di musiche e di ambientazioni dipinte letteralmente a mano, sperimentando puzzle ambientali a difficoltà crescente ma comunque quasi mai frustranti. Di fatto è un gioco per tutti che può essere sperimentato a fianco di amici o familiari per condividere un'esperienza fuori dal comune o comunque fuori da quelle che sono le dinamiche che una persona non appassionata si aspetterebbe da un videogioco. Potremmo definirlo come una fusione tra un'avventura e un platform, con dinamiche simili Metroidvania, ma acquistarlo e giocarlo con l'intenzione di affrontare appunto un platform potrebbe deludervi. Come già accennato, i puzzle ambientali sono quasi tutti di facile risoluzione, alcuni richiedono comunque un minimo di ragionamento, e anche la fase esplorativa richiederà talvolta giusto qualche tentativo in più, ma nulla comunque in grado di mettere in difficoltà i giocatori più navigati. No, Gris è qualcosa di più e di meno visto quanto appena detto. Se dovessimo paragonarlo ad altre produzioni del passato ci verrebbero in mente titoli quali Abzu, Journey o ancora l'italianissimo Last Day of June, titoli che vogliono raccontare una storia rendendola interattiva quanto basta e impreziosendola con un comparto grafico fuori dal comune e con musiche che si fondono alla perfezione con i vari momenti della storia. E proprio la scelta di non far morire mai la protagonista o di non farci mai bloccare in situazioni senza vie di scampo che richiederebbero il caricamento di un precedente salvataggio vanno a vantaggio dell'obiettivo finale di Gris, raccontare la peculiare storia utilizzando i classici strumenti dei videogiochi in modi però alternativi e originali. C'è un'interpretazione in particolare della storia raccontata che ci ha colpito, ma non ve la sveliamo anche con l'intento di non forzare la vostra interpretazione verso una strada sicura, tra virgolette, che potrebbe rovinare parte dell'esperienza. Vi aspettiamo comunque nella sezione commenti per discuterne insieme. Il comparto grafico del gioco firmato Nomada Studio è sicuramente una delle peculiarità di maggior rilievo. C'è un che di Monument Valley anche se di fatto non ci sono illusioni ottiche o simili. Alcune ambientazioni sono stupende, lasciandovi davvero la sensazione addosso di giocare all'interno di un dipinto, di un acquerello per la precisione, che si evolve con il corso della storia. Ma ciò che stupisce ancora di più sono le musiche realizzate dal gruppo spagnolo Berlinist. Per il momento in ambito videoludico si sono occupati solo della OST di Gris, ma speriamo presto di vederli lavorare ad altri titoli. Le tracce che compongono la colonna sonora del gioco sono struggenti al pari della storia e del comparto grafico. Vi incalzeranno, vi rilasseranno, vi spaventeranno, si evolveranno a seconda delle vostre azioni. Bellissime, insomma, di quelle da ascoltare ancora e ancora una volta terminato il gioco. Le trovate già sui principali servizi di streaming musicale. Per concludere, Gris è una vera e propria opera d'arte interattiva. Non c'è molto altro da dire, le caratteristiche salienti le abbiamo elencate finora. L'unico aspetto su cui non ci siamo soffermati è la longevità. Come gli altri titoli già citati, anche quello di Nomada Studio non fa certo della durata il suo punto di forza, ma privarsi delle emozioni che Gris è in grado di trasmettere solo per la sua relativa facilità o per la durata non sarebbe una gran mossa. Anche perché con 16,99€ potete farlo vostro su PC o su Nintendo Switch. Per questa recensione di Gris è tutto, se questo video vi è piaciuto e ci state seguendo da YouTube, come al solito vi invitiamo a lasciare un commento, un mi piace o di iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Un saluto da Lorenzo Delli per Smart World Gaming.